Howard goes the rock and roll. 650. You should've known what's really going down. You should've known who's really bitten down. Wherever you are, wherever you go, take a look at your fate. 6 feet. 6 deep. Piogati siamo noi, provano a contarci, non ci riusciranno mai. Quindi si da più zero, santi zero eroi. Le mazzate sono vere, sono un caso, so per voi. It's all had a ball in the middle of the ring. Ring. Dig it deep, dig it down, break it down, smash it down. 6 feet deep. You should've known what's really going down. You should've known who's really bitten down. Wherever you are, wherever you go, take a look. Eccoci qua, benvenuti a questo episodio speciale di Custom Mazzate Live. Io sono Fra, il vostro host che ritorna alla guida del canale dopo una settimana di sbando in cui Clark ha combinato di tutto in regia, ma come potete vedere qui con me torna dopo diverso tempo, sua umiltà, il TCW Rebel Champion Rocco Gioiello. Benvenuto Rocco. Buonasera cari, però pure tu affidare tutto al teorico, lo sai che è più bravo a dire che a fare. Purtroppo avevo problemi di connessione e non c'è stata scelta. La combo teorico in live e Clark in regia è stata abbastanza traumatica, però li ringraziamo dai che hanno portato avanti la baracca in mia assenza. Ma sì, dai, cucciolotto ci impegna, va bene così, meglio che niente. Esatto, apprezziamo l'impegno. Per rispondere a Sami, il nostro caro Mummu Grayson, che in chat dice quanto è anni 80 la grafica del canale, nonostante sia un prodotto da millennials, e purtroppo sono le direttive di Carlo Birra, che se ti ricordi a inizio della seconda stagione ha deciso di rivestire tutti i social, tutti i canali della TCW in questo mood molto anni 80, poi siccome il lavoro che aveva fatto qua su Twitch ci piaceva, era bello, abbiamo deciso di tenerlo. Molto... A chi piaceva? Non è imbarazzante Carlo Birra? No, il design del canale, non Carlo Birra. Anzi, faccio gli auguri a Carlo Birra oggi che fatti prima portano male, quindi auguri Carlo. Tra l'altro abbiamo aggiunto anche le illuminazioni natalizie, giusto per entrare nel clima, diciamo. Ma non è la sola novità, perché da oggi avremo anche le scritte in sovraimpressione. Mi stavo impappinando con le parole. Quindi qua sotto, dove cazzo è? Di qua, sotto, da questa parte, di qua. Ci sono tutte le informazioni sui canali dove poter vedere Custom Mazzate 2 in TV. Canale Nazionale 221, IT Channel, 199,634 per la Lombardia e 91 per il Veneto, Nuova Rete Brescia. In più, come potete leggere, se volete sponsorizzare il vostro prodotto, il vostro brand nella nostra trasmissione, quindi affiancare quelli che già sono il nostro main sponsor Faiga e tutti gli altri sponsor che abbiamo nel programma, semplicemente mandate una mail appunto a custommazzate@gmail.com. Rocco, io direi di partire subito, se sei d'accordo. Anch'io voglio farmi alternato con le luci. Con questo speciale... tra l'altro facciamo notare che ho fatto anche il restyling dello studio. E... vedi, mo va, però così facciamo morire qualcuno di epilessia. Esatto, mettile più lente, io le ho messe al minimo. Vorrei capire come si fa. Intanto che capisci come si fa, partiamo con la puntata. You should've known what's really going down. Grande Giulio, benvenuto. Allora, premessa, ricordiamo, questa non è la nuova... Minchia, così sì che mi fa venire l'epilessia però. Te l'ho detto, ma cazzo vuoi? Ricordiamo che questa non è la nuova puntata di Custom Mazzate 2, perché la programmazione è in pausa per le feste natalizie, ma questa settimana, quindi la domenica che è passata in TV e oggi su Twitch e la prossima, ci saranno due speciali chiamati La Macelleria di Custom Mazzate, presentate da Tony Tuono con una speciale co-conduttrice che scopriremo, e vediamo cosa avrà da raccontarci la voce dell'odio. Prima tanto sta già andando sì. Ah, sta già andando come questa puntata speciale di Custom Mazzate. Siamo allo Slaughter Club e l'abbiamo voluto intitolare così, giusto per fare un po' il Google Translate, La Macelleria di Custom Mazzate 2. Taglieremo a pezzi anche il capello, in due lo divideremo. Ci sono tantissimi ospiti, non c'è Jacopo Galvani perché per questa occasione è stato sostituito da Martina Colombari. Ciao. Ciao Martina. Allora, ti piace questa aggressivo per la co-conduttrice. Anche se devo dividere lo schermo. Segno il tuo agio. Puoi notare, guarda di sopra, vedi? Vedi, ci sono delle ragnatele, no? Che ricordano molto la tua festa preferita. Che SDP. Ah no, scusa. Per confuso. E ogni giorno. DM. Sai perché si formano quelle ragnatele lì? Perché la puntata la dovete vedere alle 11 di sera sul 221. Bravo. E non c'è possibilità di vederla su altri dispositivi, come li chiamate voi, giovani. No, aspettate la domenica dopo, ok? Intanto, Martina, vedo che ci sono degli ospiti. Presentameli. Presentali. Buonasera. 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 Io sono Carlo, vengo dalla Valle d'Aosta. E poi dirò io cosa è successo, perché sono Walter, arrivo dalle Marche, da Senigallia. Io sono Deborah e arrivo da Genova. Castomaniaci, bravissima. Giusta osservazione. Sono qua. Questi signori hanno vinto un premio speciale, ossia la partecipazione questa sera qui con noi alla Macelleria di Custom Mazzate, perché sono stati sorteggiati tra i 122.000 e qualcosa della settima puntata. Cioè loro erano davanti al televisore in queste regioni, vogliamo ricordare le regioni? Valle d'Aosta, le Marche, la Liguria, Genova. Capite? Quindi quando noi diciamo che è nazionale. Però, allora, dici cosa hanno vinto? Ma loro hanno detto, Tony, non darci nessun premio. Noi già basta solo che noi conosciamo dal vivo. Lo devo dire il nome? Lo vuoi dire tu il nome? Carlo Birra. Carlo Birra! Prego! C'è Carlo Birra, ragazzi! C'è Carlo Birra, ragazzi! Sì, sì, è Carlo Birra! Bellissimo! Carlo Birra! E visto che quindi chi è il vostro pubblico? Carlo Birra, carissimo. Allora ti presento Carlo. Sono emozionato, Carlo. Sono veramente felice che ti seguo sempre. A Senigallia ti seguiamo tutti. Carlo è una bellezza, è una bellezza. Piacere comunque, io sono sempre Carlo. Carlo, per gli amici Birra. Carlo, tra l'altro, in questo sorteggio, vieni qua. Non impallarmi la Martina Colombari. No, la Martina. Allora, ascolta. In questo sorteggio, tra l'altro, non è che i sorteggi sono stupidi, capitano a caso. No, abbiamo beccato tre persone fissate pure con il rock and roll, quello che piace tanto a te! Rock and roll! Anni 80! Ma basta con sto rock and roll! Sì, una sorpresa ancora in più basta! E poi c'è un capo degli Capo degli Etis non può che ascoltare rock and roll anni 80. Anni 80, incredibile. Perché? Tieni conto di una cosa. Voi sapete la storia dello scontro generazionale, le due fazioni. Beh sì, che seguono Custom Mazzate. Loro subito, prontamente si sono schierati dalla tua parte. Che strano. Perché è la parte migliore. Io vorrei chiedere... Io vorrei una domanda... Ce l'hai anche tu? Forse abbiamo avuto la stessa domanda. Fai la domanda. Ma se io sono il vostro preferito, chi è che proprio... Proprio non vi piace all'interno di Custom Mazzate. Pensateci pure, Ma chissà chi sarà. Chissà per me Arcioni. Per te va? Ma che sì, Arcioni, ma che sì! Arcioni che fa rima con... No, fa con la rima che sono bravissimo! Lo so che sei un poeta! Lo so che sei un poeta marchigiano! Arcioni, anche ma che cosa stai dicendo? Devo essere abbastanza d'accordo con voi. Ah, anche Martina è d'accordo con noi. Ma non può, vabbè, Martina è giustamente cioè, super. Tu hai visto qualche millennials andare in giro vestito così? Millennials non so come si vestono, c'avranno gli svoltini. Gli svoltini, so, quelle cose lì, ma no, ma robe brutte. Strani. Ma allora, raccontaci un attimo, Carlo, al di là di tutto, al di là proprio di tutto. Al di là di tutto, l'aldilà, hai visto Martina? Martina, ho sentito un fremito quando detto Martina piace l'aldilà, Martina piace l'aldilà. Allora, quello che mi ha colpito è le grandi infamate. Mi seguo, tu ti siedi, mi siedo anch'io. Allora, le grandi infamate che questi millennials hanno fatto ai nostri, ai nostri, beh, siamo di parte, siamo del conduttore di parte. Anche perché sì, ho fatto il militare, quindi. Io appunto. È normale che appartenga con la schiera di me. Ecco, quindi. Ma quella è l'unica cosa che sanno fare. Cosa che fai? Io devo dirti, un po' apprezzo questo spirito di iniziativa. Non me l'aspettavo, questo spirito di iniziativa di tornare sul mio ring dopo il licenziamento. Hanno avuto spirito di iniziativa. Però giustamente, l'unica cosa che sanno fare è infamate, ma. Ce ne vuoi raccontare qualcuno? Scorrettezze. Ma non so, mi mette l'imbarazzo che non mi ricordo una mia. No, Carlo, ti aiuto io. Carlo, ti aiuto io. Allora, tu puoi prendere... Cioè, sicuramente mentre bevevo mi hanno fatto cadere il bicchiere. Allora, quello l'hanno fatto. Parliamo del nostro amico Mephisto. Allora, lui prende la macchina ad un certo punto. Una Panda rossa, italiana, di marca italiana. Ho detto la marca? Non l'hai detto. Io non ho detto la marca, ho detto una Panda rossa. Una Panda bestia. Io ho detto la Panda rossa. Panda bestia. Allora, i vincitori anche loro hanno confermato. Pensavo che anche i vincitori avevano la Panda. Ok. Allora, ma non hanno vinto una Panda. No. E lì finisce gli allenamenti. Carica il borsone, cara Martina. Carica il borsone su quest'automobile e alle spalle che arriva quell'infamone di Fenice che lo prende alle spalle, che lo vede l'ha messo dallo specchietto. È proprio una loro caratteristica, alle spalle, la chiusa alla portiera. Ha gioventù, nella pausa. Ma è morto? No! Lei ci sperava forse. Lei un po' ci sperava, perché Mephisto non può morire, è il mio campione. Io lo scelgo come campione perché Mephisto non muore. Anzi, si vendicherà. Vi dico una cosa, si vendicherà. Walter, ti ricordi sempre nella puntata degli agguati? Ad un certo punto quando hanno preso il nostro lottatore più piccolo ma grande di cuore. Diventerò una bellissima farfalla. Contro il rimorchio al povero di Donne. Porto tutti al porto d'Ancona. Li sistemo io. Bravissimo. Carlo, non si può fare così con un lottatore che ripeto, è grandissimo nella sua tecnica e talentosissimo. Ma si può, maestri, si può. Alla fine basso. Capito? Magari è venuto un po' un Tilicum a rompergli il cazzo. Ciao Tilicum! Ma io non sono Tilicum. E chi sei? Sono Boba! Anche Tilicum, è grosso. Tilicum che è grasso. E anche grasso. No, Carlo, non fare body shaming. All'anno scorso ho notato anche che è molto zinnuto. Zinnuto, sì, esatto, mi hai rubato la parola di Puglia. Perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Tony. Però attenzione, a noi piace la nostra bibita energetica, Faiga, eh? Non è che vogliamo. Non vogliamo confondervi le idee, perché in questi tempi di cambiamenti. E io direi di mandare la pubblicità adesso. Allora, la pubblicità. Andiamo. Ma sai quale pubblicità vorrebbe mandare secondo me? Martina. Le Fleur du Cimetière. Oh, se qualcuno ruba un fiore per te al cimitero, sotto sotto c'è Le Fleur du Cimetière. E dopo questa maniera c'è dopo. Allora ragazzi, puntata spumeggiante, questo speciale, siamo partiti col botto. Dichiarazioni pesanti da parte di Carlo Birra, che dice che Mephisto si vendicherà, che lui l'ha scelto come campione, come degno campione, e che si vendicherà di Rocco Gioiello. Abbiamo già visto che c'è stato il rematch, abbiamo visto tutti come è finito, un finale non proprio correttissimo, diciamolo Rocco, bisogna essere onesti. Quindi lui di cosa parlava in tutto ciò? Di una sua ipotetica rivincita alla PlayStation a questo punto, visto che è già stato fatto? Non lo so, vedremo. Carlo Birra sappiamo che ha sempre un asso nella manica. Vediamo se saprà tirarlo fuori anche questa volta o se sono state solo parole al vento. La cosa importante, come avete visto dai tre ospiti che sono in studio con Tony Tuono, è la conferma che Custom Mazzate è un programma nazionale, come appunto ha ribadito lo stesso Tony Tuono. Quei tre personaggi, quei tre ospiti che ci sono in studio sono stati sorteggiati tra le 335.040 persone che hanno guardato la 7ª puntata. Quindi innanzitutto vogliamo ringraziare tutti quelli che seguono Custom Mazzate in TV, ringraziamo chi ci segue qua su Twitch, è un bellissimo modo di apprezzare il lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo, ma le sorprese non sono finite, quindi continuate a seguirci. Adesso vediamo questa pubblicità de Le Fleur du Cimetière, ricordandovi che, come vedete in sovraimpressione, se volete sponsorizzare anche il vostro prodotto, semplicemente mandate una mail a custommazzate@gmail.com. Certo, perché le pubblicità sono fighe, mica sugli atti di YouTube. Cioè, esatto. Facciamo anche fatte bene, cazzo. Esatto. Sì, sì. Grazie Carlo, grazie della birra, grazie, un vero atleta, è un idolo Carlo, è un idolo, soprattutto ai fan. E pensate che le fa lui, è un grande Carlo, tutto naturale, senza glutine, esatto. Allora, di loro abbiamo parlato, nel senso poco e niente, perché io una cosa gliela chiederei, allora tipo Carlo, giusto? Carlo. Intanto, visto che Carlo, una cosa che non è mai capitata nella televisione italiana. Abbiamo due Carlo nello stesso studio. Una parte. Quello che sono stato. Allora, Carlo viene dalla Valle d'Aosta. Perché? Perché? No, ho visto un gatto che si muove, l'avete visto anche voi? No, no. Ok, perfetto. Allora, Carlo viene dalla Valle d'Aosta. È stato sorteggiato tra le centinaia di migliaia di degli spettatori, ma è venuto qua a Custom Mazzate proprio perché i suoi idoli sono Pacche Tsunami, Wild Boys, esatto, è vero? Esatto. Che sono della Valle d'Aosta. Esatto, sono della Valle d'Aosta, mi fa piacere poterli stare qua e poterli conoscere in un futuro. Purtroppo non ci sono, caro Carlo. Mi dispiace, caro. Bene Carlo Birra. Va bene Carlo Birra, perché siamo qua per Carlo Birra. Carlo Birra. Invece adesso andiamo su Walter, giusto Walter? Prima facevi, eravamo dietro le quinte, mi dicevi, sai io sono appassionato di Custom Mazzate proprio perché mi ricorda, e ti sei commosso, sì, ti ho visto un attimino, ho visto l'occhio lucido. Guarda, io ho visto la prima puntata di Custom Mazzate, mi sono tornati in mente quei bei match hardcore dei tempi. Voi siete gli eredi di quei tempi. Ma grazie. Ma veramente, mi sono emozionato, è uno che piangevo. Sì, ma anche prima quando mi parlavi anche di l'impostazione della trasmissione, ti ricorda molto quella old school, sì, quell'analogico. L'analogico. Ma io perché amo Carlo Birra? Perché amo quella persona. Lui è analogico. Lui è classico. La madre. Lui l'analogico, il passato, i match hardcore, puntine, filo spinato. Voi siete gli areni. Grazie. Io vi amo. Più imitati, ragazzi. Io vengo dalle Marche, mi sono fatto il viaggio e sono contento. Ma anche a Genova, è vero, Deborah, se ne parla continuamente. Lei, quando ha vinto, per dirvi, il viaggio pagato per venire qui allo Slaughter Club, non ho dormito. Non hai dormito tutta la notte, Deborah, raccontaci qualcosa, dici come ti sembra questa trasmissione? Com'è? No, non c'è niente. Tu l'hai sempre seguito il wrestling? Sempre. Anche quello americano? Sì. Ma a noi non ci piace quello americano. Cioè, ci piace però. Ma è meglio Carlo Birra! Carlo Birra! Dai, Carlo Birra! Allora, poi andiamo avanti con un'altra intervista, perché io voglio sentire la voce del popolo di Custom Mazzate. Bravo Tony. Capite? Martina, siamo in questo studio, ma chi sono i proprietari di questo studio? Ma soprattutto è uno sponsor, lo Slaughter Club. Vi presentiamo, insomma, sì, no, volevo dire, cuore e la mente di questo sicuramente, però siccome lo Slaughter Club rientra tra gli sponsor, non che però loro dicono di essere uno sponsor, ma loro sono il tempio del wrestling italiano. L'unica cosa che li differenzia dagli altri sponsor, che è Faiga, Le Fleur du Cimetière, le caramelle abetelle, 100% le caramelle al gusto di abete. Custom Mazzate reclama. Senti bimba bella, la vuoi una caramella? Assaggia com'è dolce la mia abetella. Guardate che qualità, le pubblicità ragazzi, mica pizze e fichi. Tanto ce n'è tanti, meglio fare colpo sfiatandosi presenti, al gusto abete, marrone e verde, e da oggi anche pongo. E da oggi anche pongo, zero rispetto per i tuoi denti. Le abetelle, le caramelle al gusto di abete. Fantastico. Custom Mazzate! Che con i denti non va mai bene. Abbiamo tutti questi sponsor, ma questi non li trovate. Carlo, tu hai trovato per caso anche la tua birra? Carlo Birra, l'hai trovata ancora? No. Perché ma non la trovo. Perché questo vi chiediamo. Vi chiediamo di supportarci anche finanziariamente, visto che è Natale, siete tutti buoni. Insomma, e mettiamolo in produzione. Invece no, ritornando al discorso, Martina, dello Slaughter, esiste, è a Paderno Dugnano, in via Tagliabue al 4. E chi abbiamo qua? Presentali, ti prego. Sono commosso. Allora, Tom e Terry. Che anche lei siedo anch'io qui. Hai visto che bella sedia? Come se fosse a casa. Che bella sedia da pentito dell'intervista. Testimone con la voce. Ok, allora, Martina, io direi che mi sento molto a mio agio, molto a casa, molto in tema. Vorrei chiedervi che genere di serate voi preparate, qual è più o meno la vostra linea guida. Sì Giulio, anch'io avevo capito serate. Tom e Jerry, non Tom e Terry. L'attività è ripresa, E stiamo facendo live e serate discoteca con genere gothic rock, metal. E siamo molto contenti di come sta andando adesso, al contrario del periodo precedente, esatto, diciamo. Non parliamo di quello precedente, ma la cosa più importante è che ci piace aver fatto il Custom Mazzate. Oh, un grande applauso! Vogliamo dire qualche nome di qualche band che è stata qui, giusto per invogliare un po'? Sì, una delle ultime band sono state i Marduk, è stata la ripresa dei concerti, il primo è andata molto bene. Una bella affluenza. Sì, sì, molto... È stato apprezzato dal pubblico, da tutti, e anche dalla band stessa e di tutto il locale. Ha saputo che facevamo anche i Custom Mazzate. Sono un po' malgustosi, o no? Sono un po' malgustosi, no? No, no, sono sciolti qua. Poi quando hanno saputo che facevamo un Custom Mazzate... Un altro applauso! Adesso invece... vedo il nostro amico marchigiano, il fortunello delle Marche, che è qui allo Slaughter Club, che ha sul braccio un nome Rammstein. È un gruppettino appena formato in Germania, ha fatto 4 concerti, si dà un fuoco dal vivo. Noi l'abbiamo invitati anche a Ancona, ma non ci vogliono venire, non so perché. Magari loro, Terry e Thomas, date spazio ai giovani, no? Certo, certo, non vediamo l'ora. Non li abbiamo già fatti suonare. Li avete già fatti suonare? Non riconosciamo ancora nessuno. Allora un grande applauso! Scopritori di talenti con la sua. Talent Scout, lo Slaughter Club è anche un Talent Scout in Pirate State Building. Okay. Inglesismi a caso, grande Tony Tuono. Invece, Martina, allora, Giulio Biancosarti indugia il nostro regista al vostro mood. Non si era capito, ma ve lo posso giurare. Colpo di scena. Quale sarà la prima serata in programma adesso? Beh, diciamo la prima serata è il 31 dicembre. Serata Gothic Rock e IBM G7. Interessante. E invece per andare a cercarvi sui social, capire, poi restare sempre ovviamente aggiornati sulle prossime uscite delle nostre serate. Siamo presenti su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, abbiamo un canale Telegram dove potete essere aggiornati sulle nostre serate, quindi seguiteci e scoprirete. Seguiteli, ne vale veramente la pena. Ecco, però secondo me avete proprio voglia di fare una certa serata, una di queste. Abbiamo voglia assolutamente di fare una certa serata, anche perché si sarebbe già dovuta fare. Bravo, bravo Terry. E qua siamo tutti un po'... avete ragione, ma di che serata stiamo parlando? Stiamo parlando dello show dal vivo Custom Mazzate. Custom Mazzate dal vivo! Dal vivo qui allo Slaughter, sono un vero pubblico. Questo è uno scoop, questi sono... Ricordiamo che ci sarebbe dovuto essere il 19 di dicembre lo spettacolo Botte sotto l'albero, il tradizionale spettacolo natalizio della TCW. Purtroppo per motivi di salute e di impedimento di alcuni dei lottatori convocati lo spettacolo non si è potuto fare. Non è annullato, è soltanto rimandato a data da destinarsi. Adesso vedremo con le nuove norme, con i nuovi regolamenti che ci daranno i nostri politici, quando si potrà fare, speriamo molto presto. Diciamo sì, perché la vedo abbastanza grigia. Sì, sì, abbastanza. La situazione non sembra promettere bene, però dai, restiamo positivi. Oddio. Diciamo che speriamo bene, poi per il resto, vabbè, giustamente la salute viene prima di tutto. Esatto, no, più che altro come già era successo con l'evento di febbraio dell'anno scorso, dove noi siamo stati comunque la prima federazione italiana a cancellare uno show per colpa della pandemia, come avevamo ribadito in quell'occasione l'abbiamo ulteriormente ribadito questa volta. Il nostro scopo comunque è dare spettacolo in maniera sicura, in maniera protetta, sia per gli atleti che per il pubblico che per lo staff, quindi purtroppo quando le condizioni non ci sono non ci facciamo problemi comunque a spostare o rimandare spettacoli per garantire comunque la sicurezza. Assolutamente, poi tanto ormai siamo una multinazionale quotata in borsa che va in televisione, quindi annullare uno show non ci frega niente. No, te, adesso io non la metterei su questo piano. Anche meno, Gioiello. Capisco l'umiltà, però quando si può dire diciamolo, insomma. Va bene, andiamo avanti. Discuto. Vero Carlo dalla Valle d'Aosta? Direi proprio di sì, speriamo di esserci al più presto. Da questa serata. Però da come l'avevi impostata? Era un po' impostata un po' troppo godi. Era un po' la guida. Walter, tu non mancherai. Ma io mi prendo un albergo, sto qua tutto un mese. Bravissimo. Bravo, penso anche te. Walter è proprio il più grande fan. Complimenti a Walter, il nostro più. Allora, noi non vogliamo mostrare delle scene di nudo. Ma io so solo che già alla seconda puntata Walter si è fatto tatuare Sandro Bullo, il logo di quest'anno di trasformazione. Me l'ha fatto vedere prima in privato, proprio quando mentre si commuoveva per una tempi della ISDA. È una posizione privata. È privata, non si può dire. Ma se Tony l'ha visto io mi... Sì, molto bello, è fatto bene anche il tono. Sandro Bullo, o mazzolatore, un mazzolatore. Chi è che te l'ha fatto? L'hanno fatto lì nelle Marche? Eh sì, Peppino è un nemico che da tanti anni. Ma Peppino Mazzacavalli si chiama. Mazzacavalli, sì. Ah, pensavo fosse una battuta tipo che era parente rinomato Peppino Mazzacavalli. In campagna, noi siamo solo in campagna, il cavallo gli ha succhiato il giubbotto, gli ha girato cazzo per succhi, il chiodo, gli ha tirato un pugno qua e il cavallo si è coricato. Cose interessanti che si scoprono. Per favore, la 4 è un fan. Non può venire perché quando parla fa coricata a ridere. Fino a Mazzacavalli. Allora, un grande abbraccio, un saluto. E devo mettere vi segue perché voi siete attitudine rock. Ah, che ti ringrazio. Siete una stable, come si dice da noi, rock, siete belli. Grazie. E voi vi seguiamo, siete classici. Perché anche noi nella volta vostra vi seguiamo. Per stable è la classica parola. Esatto, parole che vi piacciono. Vorrei chiedere come cameraman che è la fan numero 1 di Custom Mazzate in Valle d'Aosta. Il fan? La fan. Lei, eh? È lei. Non parla però. Anna. No, ma si è trasferita. Ma io l'ho visto. Si è trasferita. Ma basta con questi... Basta con queste battute pecorecce. Rialziamo il livello. Rialziamo il livello. Rialziamo il livello. Siamo in piedi. Alziamo il livello. Alziamo i toni. No, Tony. Perché non c'è un altro Tony? Alziamo i Carlo. Alziamo i Carlo. Terry, mi stavi dicendo su? Secondo me è arrivato il momento di lanciare il sondaggio. Bravissimo. Ottima idea. È vero che per l'occasione... Prima vi sentivo parlare mentre lavoravate, dici ma ascolta, per quando ci sarà l'evento di Custom Mazzate live, è vero che prepariamo un'insegna luminosa con scritto Madison Slaughter Club, perché loro sono qua allo Slaughter Club, in via Paderno Dugnano, è il tempio del wrestling italiano, ormai tutti, è vero o no? Dai, un applauso, dai! Non è che i tempi del wrestling rimascono così, ne nasce uno ogni... Quanti tempi? Un tempo. Tanto tempo! Almeno 12 anni! Almeno 12 anni! Quanti tempi? Martina, vedo che ridi, perché ti faceva ridere il fatto del tempio? È vero, ma perché faceva ridere, ragazzi. Allora, partiamo col televoto. Televoto, ma perché? Partiamo col televoto. Abbiamo il 30 di gennaio. Domenica 30 gennaio. Domenica 30 gennaio o domenica 6 febbraio. Attenzione che è difficilissima la scelta. Ci sono dentro delle cose che chi segue bene... Potrebbe cambiare l'equilibrio dell'universo in base alla vostra scelta. Telefonate. Lascio la parola a Martina se vuole introdurre un nuovo ospite. Allora, non è che la cosa mi faccia piacere. Lo so, io è un po' una patata bollente. È stata una patata bollente. Ti ringrazio, tocca proprio a me. Vabbè, allora... Mi tocca introdurre questo personaggio molto gradito. Sì. L'Arcioni. Attenzione! Non mi guardare! Sì! Allora, bella questa trasmissione, tra l'altro. Non ho invitato io. Grandi occhi. Portiamo un po' di gioventù in mezzo a questa vecchia. Ascolta, ma poi Arcioni, la tua faccia da schiaffi la vedono da Catania fino a Tony Tuono. Mi avevi promesso uno show, non abbiamo fatto lo show. Mi hai promesso una puntata di Natale. E questa è una puntata di Natale. Ma cos'è? Cioè qui è di Natale perché manca uno che si chiama Natale. Noi abbiamo due tavoli. Allora. Il peggiore è questo. Cosa mi hai invitato a fare? Poi la cosa che più odio, sentiamo, la donna messa in televisione così. Io non ma copriti! Ma tu cosa ci fai qua? Ma copriti! Ma ascolta, lei intanto... Ma la fate le sorprese! Lei è qua allo slogan, lei abitualmente si veste così per le serate. Non penso che ci siano le donne oggetti che ballano. No, sono tutti vestiti così. Lei si è voluta vestire così, si è voluta sedere sullo sgabello e mi ha detto vuoi stare in piedi? Ma mi posso sedere o devi fare maleducato? Guarda che ti sta facendo le corna. Mi posso sedere o devi fare male? Siedi, dai, siedi, dai. Ho fatto solo gli odori di casa. Infatti è una scuola. L'alito di Carlo Birra probabilmente. Il mio alito sa di caramelle finelle. Le abetelle, le finelle. 100% gusto di abete. Buona. Leggo del leggero... Asti. Allora già che non riesco a capire perché. Asti al Livorno. Fatto la battuta. Non mi guardare! Astio al Livorno. Detersivo per Arcioni, però ascolta, non è che qua siamo in un posto dove si può urlare, è anche di fianco terra, dai. Un po' di educazione. Io ho educazione per il posto in cui sono, ho educazione anche del pianeta. Rispetto al pianeta, quello che voi state rovinando. Bravo Daniel. L'emblema di tutto quello che rovinate è quest'uomo, Carlo Birra. Sta lì, tranquillo. Ma che bello questo pianeta, un bel pianeta, un bel. Ma che bello quando al mattino, soprattutto quando c'è la nebbia. La nebbia, i gas di scaldo. Accendi la macchina e ti esce fuori con la bella nuvola. Così romantica, bello, che senti l'odore e tu dici questo odore qua. Che mondo fantastico! Che mondo fantastico! Vedo che da queste parti piacciono le cose morte. Sì, abbiamo Martina. Abbiamo Martina Colombari. Vedo che sentite. Un applauso a Martina Colombari. Ma cosa ha fatto? Ma chi è? Ma chi è? Ma cosa ha fatto? Ha intervistato i nostri fan. Sapete cosa c'è? È stata mistress. Se vi piacciono così tanto le cose morte. Che cosa vi potrebbe piacere molto? Sentiamo. Carlo Birra. Oh! È successo? Stai bene? Sei morto? No, per favore. Ci speravi, eh? Un pochino. Ma no, non sono morto. Perché sarà mica una pistola. Caro, ma ti fai trattare così? È che è la vostra. Sì, così. Stapevi! Vai Carlo! E adesso cosa fai? Attenzione! Oh! Dai Carlo, ti puoi trattare così! Ma non ci credo! Abbiamo buttato la spazzatura! Un applauso! Un grandissimo applauso! Grande Carlo! Sono arrivati i risultati! Veramente sono emozionato, ha vinto proprio quello che pensavo io mentalmente, perché sono anche mentalista. Allora non voglio rovinarvi la sorpresa e rimanete collegati perché l'evento si terrà in questa giornata qui e vi aspettiamo numerosi, facinorosi qui allo Slaughter Club di Palermo. Quindi ha vinto il 30 gennaio 2022. Salvo, come dicevamo prima, limitazioni, ed eventuali impedimenti burocratici, il 30 gennaio 2022 lo show live della Total Combat Wrestling. No, speriamo di farlo più che altro perché sennò dobbiamo cambiare un altro slogan, siamo i più odiati, più copiati, più rimandati. Esatto. Non mi sembra opportuno come cosa, anche perché stanno arrivando anche le magliette nuove, quindi cioè, anche basta. Spoilerone, big spoileroni questa sera. No, beh, ci sono già, sono solo da comprare. Esatto. Stanno arrivando nel senso che stanno stampando ancora perché sono andate sold out. Esatto. Quindi visto che sono già in produzione eviterei di fare altro giro. Con di qua, no, di qua, così. Il bellissimo nuovo logo della TC. Compratele appena possibile al banchetto del merchandise. Troverete queste magliette di Noi Siamo il Peggio, dove la telecamera di Peggio. Troverete queste con il logo nuovo. Poi cosa c'è ancora? Ci sono quelle di Fenice Rossa, se non mi ricordo male. Ci sono i cappellini, ce n'è di roba da comprare, voglia. Quindi spendete sti soldi che tanto a Natale vi hanno dato le buste, quindi venite al banchetto... Sono le tredicesime, investite, esatto, investite. Esatto, venite al banchetto del merchandise della TCW, i nostri show, e fate razzia. Giusto? Caro Tony... Giusto. Tuono, la voce dell'odio. Caro Rocco, andiamo avanti, direi. Vada, vada. E manderei anche, visto che parlavamo prima di soldi, money money di nero. Vedi come siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma io non ti ho condiviso, tu lo stai guardando dallo streaming, scusa. Lo sto dicendo all'inizio puntata che condividevi lo schermo. Mi sono dimenticato, scusa, aspetta, te lo condivido subito. Che figuraccia, allora, Custom Mazzate speciale, eccolo qua. Molto gentili, finalmente posso ridere a tempo. Infatti non capivo se stavi laggando. Mi sembravi me ai vecchi tempi. Io dopo. E la donna per si arrendere. Che spot, ragazzi, consenziente. Ritrova la vodka che ci trova da Custom Mazzate reclama. Tony, hai visto? La differenziata è importante. Lo so, è che loro si sono rimasti malissimo per la... Uno così non può che andare nell'umido. Ma per forza, hai fatto benissimo. Non è che negli anni '80 siamo rincoglioniti, non sappiamo... Andiamo a farlo. Non sappiamo dove si buttano certe cose. Non sappiamo, non le sappiamo. Cosa? Cos'è per te il wrestling? Una degna conclusione. Cos'è per te il wrestling? Cazzo, ok ragazzi, puntata speciale finita, divertente direi, comunque ci sono degli ottimi spunti per... Ricordiamo, questa è la prima parte, poi ci sarà la parte 2 che andrà in onda domenica sul canale 221 nazionale, sul 199 634 per la Lombardia, Nuova Rete Brescia, 91 per il Veneto, e giovedì prossimo qui su Twitch. Quindi, facendo un rapido riassunto di tutto quello che è successo in questa prima metà della seconda stagione, avete, Rocco, tu e Arcioni, progettato il ritorno dei Millennials in grande stile, mi permetterei di aggiungere. Si permetta con questi vili attacchi ai danni dei membri degli 80s, che però hanno portato il loro frutto. Siete tornati in pianta stabile sui ring della TCW e adesso vedremo nella seconda parte di stagione come porterete avanti questo vostro piano che avete architettato. Posso dire con molta umiltà che in realtà è il ring della TCW che è tornato sotto i nostri piedi, se proprio vogliamo essere precisi. Guardi, signor Rocco, non mi permetto di contraddirla, anche perché ricordiamo Rocco Gioiello, il TCW Rebel Champion, a tutti gli effetti, perché ricordiamo, dopo aver cacciato i Millennials, Carlo Birra aveva fregiato Mephisto del titolo di Rebel Champion in sostituzione appunto di Rocco Gioiello. Invece l'ho sfregiato per riposizionarmi dove merito è giusto che io stia. Esatto, abbiamo visto nel settimo episodio, se non erro, il rematch, il champion versus champion match con entrambi i titoli in palio. Rocco Gioiello, come dicevamo prima, un finale non proprio pulitissimo, però comunque si conferma campione Rebel della TCW. Quindi adesso che gli equilibri si sono spostati, perché ricordiamo che i Millennials hanno ben 2 titoli. C'è appunto il Rebel Champion Rocco Gioiello, c'è l'Extreme Champion Fenice Rossa, mentre dal lato dell'80s team c'è solo Jacob con il titolo Revolution. Quindi siamo in una situazione dove gli equilibri si sono spostati verso la squadra dei Millennials, ricordando che ci sono anche i nuovi titoli 4T che saranno messi in palio. Abbiamo già visto 3 dei 4 quarti di finale del torneo. L'ultimo quarto lo vedremo nella puntata che andrà in onda il 9 di gennaio. Quindi ci sarà da una parte lo strano team formato da Fenice Rossa e Anarchy Gates, che Arcioni ha voluto battezzare Extreme Team proprio per la loro simpatia all'estremo, contro Marchese e un suo tag team partner ancora misterioso. Ricordiamo, come è stato comunicato nel post ufficiale sulla pagina della TCW, qualora il Marchese non dovesse trovare un tag team partner, Fenice Rossa e Anarchy Gates andrebbero direttamente in semifinale. Quindi anche qui secondo me Arcioni se l'è studiata proprio bene. Cosa dici, caro Rocco? Il ragazzo ne sa una più del diavolo, giustamente abbiamo affidato a lui le redini del backstage, tutte le mosse dei Millennials passano comunque dalla sua mente. E che mente? Direi che esatto, che mente. È una persona che guarda avanti, cioè lui ha la 11ª puntata più o meno. Esatto, esatto. Sa già come vanno, ma andranno anzi. E quindi torneo che si prospetta molto interessante. Ad ora le coppie che hanno avuto accesso alla semifinale sono Didò e Giocattolo. Da un lato manca appunto il vincente tra l'Extreme Team e l'eventuale tag di Marchese e il Mystery Partner, mentre dall'altro lato del tabellone abbiamo i Corova Kisses, quindi El Gringo e Alex Sheridan, contro i Wild Boys che hanno sconfitto Tilicum e Vertigo. Corova Kisses che hanno invece sconfitto i Beyond Souls, tag team formato da Pan e la Croix. Quindi nelle prossime puntate vedremo questi nuovi match del torneo e vedremo chi arriverà in finale. Rocco, una tua previsione, visto che comunque gli equilibri già erano di 5 coppie per i Millennials e 3 per gli 80s, credo che pensate di portarvele a casa queste cinture, giusto? Ma certo, ma per noi non è una questione di numeri, cioè a noi basta usare le mosse giuste, le tattiche giuste, il momento giusto, saperlo cogliere. Noi siamo da Carpe Diem. Un po' come una partita a scacchi, diciamo, tutte le mosse studiate, pensate. Esatto. Ottimo. Esatto, devi, quello che ti dicevo prima, bisogna guardare, un bravo scacchista guarda 2, 3, 4 mosse avanti rispetto all'avversario, quello che il buon Arcioni sa fare, e quindi non ho dubbi che anche quei famosi 4T passeranno tra le nostre fila in modo da chiudere poi questa stagione, questa storia con 3 titoli dalla nostra parte. Il Revolution vedremo come si muoveranno le cose. Diciamo che su 3 abbiamo già delle buone opzioni, visto che 2 sono nostri, 1 lo diventeranno. E il quarto capiremo come muoverci anche là, ma ci sono piani anche per quello. Diciamo che avete già dei piani quindi anche per la conquista eventuale del titolo Revolution. Ma certo, cioè un conto è avere una zucca contro Jacob, cioè lo vedi che persone hanno gli 80s, cioè si fanno anche robe fra di loro senza un senso. Nel momento in cui entreranno anche dei millennials a fare il giusto lavoro, prenderemo anche quello. E ricordo che era anche roba mia Revolution, quindi voglio dire, è anche affezionato già, ci conosce, quindi sa anche il Revolution stesso vuole tornare da noi. Quindi tu dici è una questione di principio, noi comunque millennials ci prenderemo tutto l'oro. Certo, è una questione di cuore anche. Detto poi proprio da Rocco Gioiello, il Golden Boy ha tutto un altro sapore. Ma certo, assolutamente. Oro chiama oro. Chiaro, chiaro. Poi noi siamo gente umile, capisci? Noi non è che dici prendiamo cose, le portiamo a fare, cioè... Noi prendiamo giusto perché poi gli altri si montano la testa, ma noi invece quelle cose in mano le sappiamo gestire. Un titolo in mano non è facile, il potere in mano dà la testa. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva qualcuno. Esatto, noi siamo gente che comunque con i titoli in mano si sanno gestire, cioè noi siamo là, mantiamo la nostra umiltà, i nostri piedi per terra e sappiamo lavorare bene con quelle cose là. Quella gente lì, vedi, meno male che sono vecchi, perché sennò sai, ti immagini a farsi tipo il selfie del calcio, te lo immagini Jacopo a farsi quel selfie di buongiornissimo dal vostro campione, cioè, dai, sono robe obiettivamente brutte, no, capisci? Sì. Poi ricordiamo, giusto per restare in tema, Fenice Rossa, il campione Extreme, ha superato i 1200 giorni di regno complessivo, che se non vado errato, correggimi se sbaglio, credo sia uno dei più lunghi regni italiani probabilmente di sempre, insieme a quello del Marchese. Ha battuto praticamente tutti gli avversari che gli si sono messi davanti in match anche particolarmente violenti, che abbiamo visto anche nella prima stagione di Custom Mazzate: fuoco, puntine, neon, qualsiasi cosa. Quindi qualcuno dice che ha dato tutto alla categoria. Vedremo se nella seconda parte di stagione ci sarà qualcuno che proverà l'ennesimo assalto al suo titolo. Secondo me, ragazzi, è un gran campione, eh? Io non so come la pensate voi, però comunque tutte le volte che vediamo del sangue uscire dal suo corpo e da quello degli avversari, pelle d'oca, comunque pelle d'oca. Vedi, ed è lì che umilmente si rimette in gioco, nonostante potrebbe vivere di rendita, capisci? È una mentalità da millennials. Esatto. E soprattutto ricordiamo, millennials compatti sono stati nell'attacco, come dicevamo prima, alla fazione degli 80s. Vogliamo rivedere questi attacchi che sono stati perpetrati dai millennials ai danni degli 80s? Sì, sono cose che fanno piacere, rivediamole. Allora, dammi un secondo che ve la mando in diretta, così la rivediamo. Tu la vedi? O te la devo ricondividere? Ok. Ah no, ci sono. Ok. Vediamo come i millennials sono tornati sul ring da TCW dopo essere stati licenziati. Mamma mia, che giornata di merda anche oggi. Tra l'altro che macchina da boomer comunque la Mito, voglio dire, giusto per... Pensavo che dopo tanto tempo saremmo ancora riusciti a fare qualcosa di bello così. I Wild Boys sono tornati e siamo tornati alla grande. Sono sicuro che faremo molto bene in TCW. Abbiamo tante cose da fare e tanta gente a cui fare il culo a strisce. Il campione degli anni 80 è questo qua? Ti sei facchinato, eh? Ma vaffanculo! Tutto scadente! Azzo, ecco, appunto. Hanno fatto pesce e pesce. Esatto, esatto. Ma... gli ha fatto la Dokken talmente veloce che non si è neanche visto. Che abituato a schizzare così in fretta. Esatto. I millennials sono tornati, baby. Caro Arcioni, non ci ha neanche dovuto sporcare le mani questi pesci. Ma salire i nostri scagnozzi, ma fuori sta madre di imbecilli. Questa Rocco è solo l'inizio. L'inizio di una grande nuova era per la Total Combat Wrestling. Ah, ecco. Mi pareva di averla già sentita. Ciao, Rocco. Che c'è? Umiltà, sempre umiltà. Stiamo arrivando, verde. Quindi questa è stata la premessa che avete dato alla serie. Da lontano ve la siete studiata, avete controllato, avete osservato e avete mandato all'azione gli altri membri dei Millennials, alcuni mascherati, alcuni a volto scoperto. Volto scoperto per esempio nel caso di Fenice, però è un eufemismo, però nel senso abbiamo visto anche degli individui con una maschera neutra che non sappiamo, potrebbero essere dei nuovi membri dei Millennials, lo scopriremo magari proseguendo nella seconda parte di stagione, però il piano sembra aver fruttato bene, comunque tutto sembra essere tornato alla normalità, siete tornati sul ring della TCW e per citare il nostro presidente Jacopo Galvani, il work è riuscito a dovere, perché voi avevate anche addirittura finto di essere stati allontanati, di essere stati licenziati, tutta una farsa, caro Rocco. Vabbè, certo, insomma devi pensare in modo più ampio, normale nel momento in cui fai credere che sei fuori, che non puoi tornare, che non hai interessi a tornare indietro, è anche più facile poi sfondare la porta e entrare di prepotenza. Quindi tu dici si sono addormentati sugli allori, tranquilli che voi foste stati cacciati via per sempre e invece esatto, di prepotenza siete tornati sulla scena. Esatto, è proprio quello. Nel momento in cui hanno abbassato la guardia, si colpisce. Tu dici chiudi le cose in modo sporco, in realtà no, è in modo intelligente. Poi lo sai, lo sporco è negli occhi di chi guarda, soprattutto gli eti che non si lavranno manco la faccia la mattina. Quindi figurati. Ma il concetto è arrivare all'obiettivo. Poi come, capito? Quindi se fossero stati più attenti, magari certe cose sarebbero successe lo stesso, perché voglio dire, c'è un dislivello evidente, però magari le puoi giostrare, le puoi gestire meglio. Invece, insomma, la situazione è quella, cioè, finché hai una persona che ti rappresenta, che ti dovrebbe gestire, che pensa solo ad alcolizzarsi, firma cose a caso e non sa cosa combina, è difficile poi muoversi. Qua non posso che essere d'accordo, assolutamente. Allora ragazzi, io direi che per oggi abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Aspettiamo con ansia la seconda parte di questo speciale, vedremo come reagiranno i gioielli di Carlo Birra dopo il colpo basso di Daniel Arcioni. Nel frattempo io vi ricordo, come potete vedere in sovraimpressione, di seguire la TCW tutte le domeniche alle ore 23 sul canale 221, 199, 634 e 91. Se volete il vostro prodotto in Custom Mazzate, custommazzate@gmail.com per tutte le informazioni. Su questa bellissima, dov'è? Di qua, su questa bellissima immagine di Daniel Arcioni e Rocco Gioiello, ringrazio appunto per essere stato con noi stasera il TCW Rebel Champion, sua umiltà, il Golden Boy Rocco Gioiello. E di che, ragazzi? E io vi do appuntamento a giovedì prossimo qui su Twitch per Custom Mazzate Live. Vi auguro un buon anno, passatelo bene, state in salute e ci vediamo presto. Ciao. Migliori auguri ancora a Carlo, non per portargli particolarmente male, ma gli ribadiamo ancora, e agli altri magari il primo, così magari gli porta bene. Anche beh, peggio di così non è che può andare. Esatto, esatto, peggio di così c'è solo una direzione. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo giovedì, buon anno e state in salute, ciao! Restate umili, ciao belli!